Progettare biblioteche è un po' come costruire granai pubblici, vale a dire luoghi nei quali riporre, nell'interesse della collettività, quelli che sono davvero i loro beni comuni. Oggi abbiamo inaugurato questa prima giornata del BiblioPride 2014, abbiamo parlato del valore sociale e culturale delle biblioteche, qual è la loro missione? È una giornata importante perché sottolinea il valore delle biblioteche, che sono luoghi non solo di conservazione del sapere, dei libri. Le biblioteche possono svolgere un grande ruolo sociale perché avvicinano le generazioni, non creano conflitti tra i giovani e gli anziani. Sono il luogo della memoria, la memoria si trasmette col dialogo. Sono anche luoghi che ci consentono di pensare il futuro, che è un futuro che deve tener conto di quella che è stata la storia del nostro paese. Sono luoghi che dovrebbero ricordare a tutti l'importanza della cultura, perché la cultura è ciò che unisce e non divide, la cultura è ciò che consente di costruire e non di distruggere, la cultura è dialogo, la cultura è ascolto. La cultura è la forma migliore per ricreare quella fiducia in una comunità come la nostra che si è spezzata. Abbiamo voluto fortemente che questa iniziativa nazionale quest'anno fosse fatta in Puglia e soprattutto volevamo che partisse da Lecce, e così è stato. C'è stata questa bellissima testimonianza di Massimo Brai che ha dato veramente un contributo importante su quello che è lo spirito di BiblioPride, cioè questa necessità di focalizzare sul ruolo delle biblioteche, agenti di cambiamento, luoghi delle utopie, luoghi di formazione. È un momento fondamentale per la città di Lecce e per tutto il Salento e diciamo anche a livello regionale per quella che sono appunto le prossime battute anche di Lecce Capitale Europea della Cultura per il 2019. Per cui abbiamo voluto che BiblioPride e che i bibliotecari italiani iniziassero la festa di questo mese proprio da Lecce. E quindi oggi pomeriggio in particolare, dopo appunto questi incontri tecnici professionali sparsi un po' per i contenitori della città, alle 17.30 invece presso la Biblioteca Provinciale di Lecce con Vitto Palmieri comincia una vera e propria kermesse di testimonianze di artisti, giornalisti, decisori politici, bibliotecari, gruppi di utenti e soprattutto alla fine tanti nostri artisti, Nandu Popu, Apre la Classe, Carolina Bubbico, Anna Cinzia Villani, Alessia Tondo, Antonio Castrignano, che daranno il loro contributo sia in parole ma soprattutto in musica per la cultura e le biblioteche e per Lecce Capitale Europea della Cultura 2019. Oggi noi abbiamo il dovere di rendere un po' conto di quello che si è fatto in questi ultimi 10 anni e in realtà Lecce si è distinta per le buone pratiche. Noi porteremo, in particolare io nella mia brevissima relazione che riguarderà le biblioteche, porteremo il risultato di quello che abbiamo fatto, cioè il nostro lavoro, in che cosa è consistito e quali sono le prospettive future di questo tipo di lavoro. Quindi credo che questo incontro sia stato sicuramente un'occasione importantissima per confrontare le varie esperienze.